Noi abbiamo problemi con il concime, è aumentato e neanche si trova. La plastica, sia per l'agricoltura sia in campagna, quindi la plastica che copro le serre, la plastica che metto per terra, e le buste, come ti dicevo, e shopper, queste qua, che quelle biologiche, sono arrivate a prezzi allucinanti. Questo come ha influito sui prezzi poi al cliente? Beh, è normale, certo, un pochino devi aumentare, perché sennò non lavori, cioè io lavoro 12-15 ore al giorno, il mio rientro ce lo devo avere, perché sennò chiudo baracca e burattini e via. E calamari, va bene. Il salmone che arriva sempre o dalla Scozia o dalla Norvegia lo pagavo sui 9-10 euro al chilo e è arrivato a 15,90. Io l'ho detto al fornitore, mi ha detto d'altronde ce n'è tanto consumo, per cui l'allevamento non ce la fa per fare la riproduzione e se tu lo vuoi per forza te lo fanno pagare. E comunque sia, con il fatto della guerra ha influito anche moltissimo i trasporti e quindi ti fanno pagare tutto, l'aumento della benzina, del diesel, e ti fanno pagare l'aumento del pesce per i farsi. Il pesce lasciamolo perdere, che io 5 gamberi ho pagati 18 euro, 5 gamberi, 18 euro. Comunque è un aumento generalizzato, io parlo non solo nel mercato esclusivo ma in tutti gli ambiti, questo è quello che notiamo dai soldi che escono. Ma è aumentata la farina, è aumentata la marmellata, è aumentato lo zucchero, è aumentato l'olio, è aumentato il vino, è aumentato tutto, è aumentato. Aumenti li ho notati ai supermercati e al distributore di benzina a fare il pieno della macchina. Tutto ciò che viene da fuori chiaramente è aumentato del 30, anche 40% alcuni prodotti, tipo la pasta, l'olio di semi, gli oli di semi vari, eccetera, eccetera. Perché chiaramente aumentando la benzina i trasportatori si fanno pagare di più. A marzo le vendite di pesce fresco negli ipermercati e supermercati sono diminuite del 18% rispetto allo stesso periodo del 2021. Sono diminuite anche le vendite di formaggi e di carne, mentre ad esempio sono aumentati i consumi di pasta, di riso, di carne in scatola. Quindi questo a riprova che sostanzialmente il post pandemia, la guerra, ma anche l'aumento dei prezzi comporta che il carrello della spesa sostanzialmente diventa più sobrio perché si punta evidentemente a dei cibi low cost. Io credo che ci sia un rischio concreto che l'inflazione aumenterà anche sensibilmente, perché le banche centrali si sono fatte trovare probabilmente un po' impreparate con tassi di interesse, come dire, molto molto bassi in un contesto io direi da tempesta perfetta, cioè in un contesto post pandemia in cui i governi hanno aumentato notevolmente la spesa pubblica, quindi aumentando la domanda, cosa che tipicamente fa aumentare i prezzi, e in più si è aggiunta la crisi ucraina, che ha portato questa forte, come dire, restrizione nell'offerta di gas, petrolio, grano.